Salve a tutti, benvenuti nel mio tutorial di YouTube. Oggi andremo a vedere come installare il nostro primo template per WordPress. L'altra lezione avevamo visto come installare praticamente il sistema, il CMS WordPress dentro il nostro server e come configurarlo. Adesso andremo a vedere come installare il nostro primo template. Allora, andiamo in aspetto. Questi sono tutti i nostri temi. Allora, io vi do questo consiglio di eliminare, scegliete un template. Adesso vi farò vedere come scegliere un template e il resto li eliminate perché creano, appesantiscono il vostro sito web. Allora, facciamo su aggiungi nuovo. Ci sono due modi per installare un template WordPress, o tramite la ricerca qui testuale visiva dei vari temi, poi adesso vi farò vedere come si fa, oppure da file. Adesso andremo a vedere questa qua visuale. Allora, per cercare i temi, io vi consiglio di lasciare perdere questo e andare su filtro funzionalità e vi spiego il motivo. Perché adesso vi consiglio di fare questa modalità perché potrete scegliere qui il tipo di template che vorrete. Vi consiglio di scegliere l'AIUT fluido, cioè che si adatta, che si allarga. L'AIUT responsive vuol dire che si adatta a dispositivi mobili. Vi ricordo che ad aprile dell'anno scorso Google ha messo come fattore SEO di visualizzazione di indicizzazione nei motori di ricerca la prerogativa la prerogativa responsive, cioè il vostro sito deve essere adattivo ai dispositivi mobili. Allora, poi qui naturalmente potete scegliere i colori, eccetera, questa è una vostra cosa personale. Vi consiglio di selezionare questi due, poi selezionare il formato degli articoli, i micro formati sono molto importanti e poi li andremo a vedere. Poi scegliamo testata flessibile, non ci interessa, immagini in evidenza, poi vi farò vedere. Ok, basta, noi già selezionando queste sezioni abbiamo fatto una bella cosa. E poi qui potrete anche scegliere il soggetto, se è una festività, fotoblogging o stagionali, dipende di cosa parla il vostro sito web. Fatto questo, andiamo a applica filtri. A scegliere praticamente il tipo di template che ci aggrada di più. Allora, io scelgo, di solito scelgo questo tipo, questo template, io se lo trovo in modo molto veloce senza andare a perdere tempo in ecco, un template, dipende poi cosa volete fare voi, di cosa parlerà il vostro sito, ma un template candidabile potrebbe essere questo. Clicchiamo su installa. E poi probabilmente possiamo scegliere se vederlo in anteprima o in tempo reale, cioè come sarà il nostro template. Vediamo qua come apparirà l'articolo, come appariranno le varie sezioni. Poi qua c'è tutto il coso da configurare. Ora, questa è una cosa un po' particolare, nel senso che dipende da template a template. Perciò è inutile che vi faccio vedere questa sezione, perché
può cambiare da template a template, perciò in caso voi volete un'assistenza, vi consiglio di commentare sotto al video e se stai vedendo il tutorial dal mio portale di corsi online, non da YouTube ma dal mio sito corsi online. E di mandarmi di contattarmi via chat, mandarmi un messaggio. Se invece sei su YouTube, mi lasci un commento, mi dici il nome del template e io guardo come darti una mano per configurarlo. Vi ricordate che io avevo detto template responsive? Ora vi faccio vedere. Vedete questa icona qua? Questa è l'icona desktop del PC. Questo è il tablet, come si vedrà nella versione tablet, e questa come si vedrà nella versione telefono. Ok? Poi, se volete modificare ancora meglio la versione responsive, vi insegno un trucco veloce veloce. Adesso facciamo la salva e attiva. Andiamo sulla parte pubblica, facciamo aggiornamento. E se volete, per esempio, ammettiamo che voi avete un dispositivo della marca X e volete vedere come si vede dal vostro dispositivo, basta che fate tasto destro, ispeziona, cliccate questa iconcina, qui scegliete il modello del telefono, facciamo ad esempio Galaxy S5 e qui vi appare come apparirà nella marca del vostro telefono. In caso non appare il modello vostro non appare nel menu, possiamo editare, nel senso andare a cliccare, scusate che lo rifaccio così vedete. Andiamo giù in fondo, Edit, e qui ci sono tutti i vari modelli dei telefoni, i telefoni più venduti, più usati. Fatto questo, Add Custom Device. Qui possiamo scegliere, tipo, abbiamo un telefono che si chiama Pinco Pallino, mettiamo il nome del telefono. La grandezza, larghezza e grandezza, e poi mettiamo i pixel ratio, scegliamo se è un desktop, un mobile oppure un desktop touch, cioè gli ultimi schermi touch con Windows 8 installato. Ok, visto questo, torniamo nuovamente nel nostro sito per dirvi. Su come installare invece un template a livello di file. Scusate che non riesco ad andare. Ok, se vogliamo aggiungere un template a livello di file, fai aggiungi nuovo, fai carica tema, scegli file e andiamo a caricare il tema. Ricordatevi che il tema deve essere zippato, cioè compresso, altrimenti non funziona, non si riesce a installare, non si installa. Ok, con questo è tutto. Spero che sia stato utile, ci vediamo al prossimo tutorial dove andremo a vedere come fare il nostro primo articolo. Ciao, alla prossima!